Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Luca Laurenti mai visto così disperato, il dolore provato è stato troppo forte per riuscire a trattenerlo. Ecco che cos'è successo. Le risate che ci fa fare Luca Laurenti nessuno, per non parlare dell'emozione che ci regala ogni volta che canta. È uno di quei professionisti come non si vedono spesso, poi con Paolo Bonolis sono veramente una squadra fortissimi, come diceva Zalone. Sono come il pane e il burro, insieme sono uno spettacolo. Per questo chi lo segue da sempre, non è abituato a vederlo in lacrime. La maggior parte delle volte, le lacrime le faceva uscire a noi che lo guardavamo da casa, ma per le risate. Ecco che cos'è che ha straziato in questo modo il buon Luca. Il dolore di Luca Laurenti. In molti si stanno chiedendo cosa farà Luca Laurenti quando Paolo Bonolis andrà in pensione. Come ha annunciato più di una volta, l'ex marito di Sonia Bruganelli, non vuole proseguire nel suo lavoro il prossimo anno. Queste varie edizioni annata 2023-2024 saranno le ultime. Poi se cambierà idea ancora non si sa, ma per il momento pare essere sicuro come zia Mara, di dire addio alla TV. Se fosse vero, sarà strano vedere Luca senza Paolo, era un connubio perfetto del quale non ci stancheremo mai. Magari anche Laurenti cambierà settore, chi può dirlo? Il fatto in oggetto equivale a questo febbraio passato, quando, straziato dal pianto e dal dolore, Luca Laurenti ha provato a raccontare a Silvia Toffanina Verissimo, quello che provava per la morte di Maurizio Costanzo. Si era scritto pure un discorso, ma ovviamente non è mai riuscito a leggerlo. Quella volta perfino Silvia scoppiò a piangere, quando vide il cantante così disperato. In realtà nessuno riuscì a non commuoversi, anche perché le parole che ha detto furono molto profonde. Il legame che univa Luca a Maurizio è il tipico che possiamo vedere tra un padre e un figlio. Ad oggi sembra che per Laurenti le cose vadano meglio, l'abbiamo visto ridere di nuovo fortunatamente, speriamo che piano piano, giorno dopo giorno, le cose andranno sempre meglio, anche se quel vuoto se lo porterà dietro per tutta la vita. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.